Ragazzi, io non ci penso neanche a fare un investimento immobiliare a Dubai. C'è stata la bolla speculativa, progetti che non hanno mai finito. Un disastro. Non dovete fare investimenti immobiliari a Dubai. A meno che non vi affidiate a un professionista che conosca i progetti, conosca come farvi acquistare l'immobile e conosca tutte le varie cose da sapere per poter fare il vostro investimento in sicurezza. Abbiamo oggi la fortuna di essere con Carlo, un amico che si occupa proprio di investimenti immobiliari. E io ho rapito Carlo per qualche minuto e per fargli alcune domande che possono essere di interesse proprio per chi vuole fare investimenti immobiliari. Carlo, tocca a te. La prima cosa da fare prima di affrontare un investimento immobiliare a Dubai è rivolgersi a un professionista che innanzitutto ti faccia conoscere meglio la città, le zone, perché Dubai è una città fatta di molte zone. E quindi è importante capire quali sono le zone più interessanti dove investire, anche perché non è che si può acquistare in tutte le zone di Dubai, ci sono delle zone dove si può acquistare e zone dove non si può acquistare. Si può acquistare solo nelle zone freehold, dove si può possedere la proprietà. Nelle altre zone si compra con lease 99 anni, però sono cose che al mercato italiano interessano veramente poco, perché gli italiani vogliono comprare la piena proprietà. E quindi io concentro la mia attenzione sulle zone dove si può comprare al 100% piena proprietà. Comprare casa a Dubai dipende dallo scopo che uno ha. Lo scopo potrebbe essere comprare una seconda casa per andarci a fare le vacanze. Potrebbe essere comprare una casa per metterla in affitto e portare a casa un bel reddito. Oppure ci sono addirittura persone che pensano di speculare con gli immobili. A Dubai è anche possibile. Bisogna comprare a sconto, bisogna sapere come si fa. Ho all'attivo oltre 10 anni di contratti finalizzati, contratti di compravendita, dove si può vedere a quanto sono stati acquistati, a quanto sono stati rivenduti. Ho addirittura un sacco di contratti in affitto dove si possono vedere questi redditi. A Dubai si possono ottenere dei redditi piuttosto importanti e per poterlo dimostrare ci sono i contratti d'affitto che parlano. Per fare un investimento immobiliare a Dubai bisogna partire almeno da 150.000 euro a salire. Nel caso in cui il capitale fosse più elevato, io suggerisco di diversificare in piccole unità, anche perché le piccole unità rendono meglio, sono più facilmente gestibili, sono più facilmente rivendibili. Così in modo da, non so, serve della liquidità, si vende un'unità e si lasciano in attivo le altre unità. Oltretutto, diversificando si riduce ulteriormente il rischio. Ok, nel caso in cui invece uno volesse investire in un appartamento di rappresentanza, qualcosa di importante, un attico, che ne so, un bel appartamento per andarci a vivere, a Dubai c'è l'imbarazzo della scelta. È chiaro che bisogna focalizzarsi nelle zone di maggiore interesse. Questo è molto molto importante. Allora, qualche zona interessante a Dubai, ce ne sono molte, però secondo me le più interessanti sono Dubai Marina, Downtown, e poi ci sono delle nuove zone che stanno nascendo che sono veramente fantastiche. Un'altra zona interessante potrebbe essere Palm Jumeirah, dove puoi vivere la vita di mare, perché è un'isola, va bene, artificiale, però è un'isola, quindi puoi avere il tuo appartamento sul mare, insomma, ci sono dei vantaggi anche lì. La procedura per acquistare casa a Dubai è molto 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 semplice. Basta versare il 10% come titolo di acconto, ok? Si firma una MOU, che non è altro che una Memorandum of Understanding, e in italiano si può tradurre in un contratto preliminare di compravendita. Dopodiché, all'atto di trasferimento della proprietà, si salda l'immobile e in quel momento avviene il passaggio di proprietà, quindi si ottiene un title deed, che non è altro che un titolo di proprietà a proprio nome, e l'operazione è conclusa.
non servono notai, non servono terze parti, si va direttamente all'ufficio del catasto, quindi il Land Department. Ma generalmente la procedura può durare circa un mese, perché dal giorno in cui si firma la Memorandum of Understanding al giorno che si fa il trasferimento della proprietà, di solito 3-4 settimane si fa il passaggio. Allora, a Dubai pochi sanno che è possibile accedere al mutuo anche per i non residenti. È chiaro che le banche sono molto selettive su costruttori e zone. Quindi le banche fungono da garanti, nel senso che loro sono in grado di determinare quale costruttore è più affidabile, quale progetto è più affidabile. In quel caso anche i non residenti possono ottenere il 50% di mutuo. Allora, ci sono due opzioni: comprare immobili pronti o comprare immobili sulla carta. Io preferisco gli immobili sulla carta, devo dire, perché sono quelli che danno il maggiore risultato. Però per chi volesse comprare immobili pronti, basta trovare la zona giusta, l'immobile giusto. Si possono trovare anche immobili già a reddito, già affittati, quindi. Mentre sulla carta i vantaggi quali sono? Si possono fare ottimi affari, si può acquistare con pagamenti dilazionati, si può sfruttare anche la crescita del mercato, perché il tempo permette al valore immobiliare di crescere. Sulla carta si paga meno, perché comprare sulla carta deve avere proprio qualcuno che ti guida. Dubai è un posto sicuro dove investire in immobili. L'immobiliare a Dubai rappresenta, pensate che rappresenta quasi il 15% del prodotto interno lordo, quindi è un mercato importantissimo per la città. Per questo motivo l'Emirato ha stabilito delle regole, delle leggi molto severe per proteggere gli investitori. Se così non fosse, non ci sarebbe tutto questo sviluppo. Ci sono leggi speciali proprio per tutelare gli investitori. La legge che obbliga di aver pagato tutto il terreno da edificare prima di iniziare a venderlo. Questa è una legge molto severa. Allora, i soldi degli investitori finiscono in un conto blindato, un conto vincolato. Nel momento in cui uno voglia acquistare un immobile sulla carta, esiste un escrow account, è una legge speciale che tutela gli investitori. Quindi, comprando sulla carta, i pagamenti non vanno nelle mani del costruttore, ma vanno in un escrow account che è tutelato dal governo, che è tutelato dal Land Department. Quindi questo conto, essendo vincolato, okay, non è accessibile dal costruttore. Il costruttore può accedere a questo denaro solo dimostrando di avere costruito il progetto. Quindi i soldi degli investitori sono tutelati, sono salvaguardati. Questo è molto importante. Il tè, è arrivato il tè. Allora, perché è interessante investire in immobili a Dubai? Allora, prima di tutto perché i rendimenti sono elevati. Secondo, su questi rendimenti, su questi immobili non ci sono tasse sulla proprietà. E una cosa molto interessante è che i prezzi a Dubai, nonostante quello che la gente pensa, sono molto bassi. Vogliamo paragonarlo per esempio a Hong Kong? Vogliamo paragonarlo a Singapore? Vogliamo paragonarlo a Monaco? Principato di Monaco, 50.000 euro al metro quadro. A Dubai con 2.000 euro, 3.000, 4.000 euro al massimo si può comprare un immobile. Sto parlando di prezzi per metro quadro, naturalmente. Quindi, al contrario di quello che qualcuno pensa, Dubai è accessibile. Dubai ha un rapporto investimento-affitto molto alto. Perché? Perché i prezzi sono ancora contenuti, mentre gli affitti sono altissimi. Pensate che per avere uno stupido bilocale a Dubai Marina bisogna tirare fuori 20.000 euro all'anno d'affitto. Quindi si possono acquistare ad un buon prezzo e si possono affittare a un prezzo molto elevato. Scotta. Beh, i rendimenti immobiliari a Dubai possono andare al 7, l'8, 9, 10, dipende un po' dall'obiettivo, dipende dalla zona, dipende dalla tipologia. In ogni caso, perché si possono ottenere questi rendimenti? Molto semplice, perché il prezzo per metro quadro è ancora basso. Allora, se uno volesse invece fare una speculazione, lì bisogna diventare bravi, oppure affidarsi a un professionista, cercare immobili a sconto. Si trovano immobili a sconto a Dubai, capita non spesso, ma capita. In quel caso, comprando a sconto e rivendendo, si possono fare delle operazioni short term, quindi si chiamano flipping in inglese,
comprare e rivendere. Comprare e rivendere con margine di profitto anche in tempi brevi. Comprando sulla carta, io ho degli esempi da poter dare, può anche comprare a 200 e vendere a 300, però questa non è la norma. È chiaro che comprare sulla carta offre opportunità migliori, offre margini migliori. Cosa sono? Che strani. Buono. Certo, per fare delle operazioni molto speculative bisogna rivolgersi a gente molto capace. E finire nelle mani sbagliate è la cosa peggiore. Affidarsi a persone che non rispettano il cliente. Ci sono 7 Emirati, ok? Però quello più interessante in assoluto è Dubai. Gli altri A, non li conosco, B, non li ritengo così interessanti per investire in immobili. Se vi è venuta voglia di esplorare questo mercato, venite a trovarmi. Se l'avete già visto, magari con me lo potrete vedere con occhi diversi, da chi ci vive da più di 10 anni. E se volete contattarmi, questo è l'indirizzo mail. Ma salama!